confermo quello che ho sempre detto, che tutto quello che la vecchia giunta al Movimento 5 Stelle ha fatto verrà conservato. Il problema del bando per i balneari è un'eccezione a questa regola, ma non perché abbia voluto, come dire, non mantenere una cosa buona, perché era un bando studiato da me, dai miei legali, già in itinere aveva dei problemi di compatibilità, di regolamento. Poi, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, che rimanda praticamente le concessioni al 2023, abbiamo ritenuto opportuno fare non un annullamento ma una sospensione in autotutela, demandando poi all'Avvocatura del Comune la decisione se abbiamo fatto bene o se abbiamo fatto male, lo deciderà l'Avvocatura. Io credo che abbiamo fatto bene, anche perché siamo stati messi in mezzo sostanzialmente, o da una parte o dall'altra, ricorsi con molti migliaia di euro da dover rimborsare ai ricorrenti. Con questa decisione, se verrà, come io credo, confermata anche dall'Avvocatura del Comune, il municipio rischia al massimo di dover risarcire pochissime spese legali, tutto questo.